Dobbiamo dire che i film italiani vengono proiettati a sale sempre affollate. I nostri film, qui, anche di fronte alla crisi attuale della produzione francese, sono sempre accolti con curiosità e successo. Così è stato per il film di Latuada e per quello di Comencini, così per il film di Giuliano Montaldo, L'Agnese va a morire, ancora quasi inedito in Italia. Ma veniamo a Giuliano Montaldo, che è stato accompagnato a Parigi dalla protagonista del suo film, l'attrice svedese Ingrid Thulin. Mi pare, Montaldo, che il film sia stato accolto molto bene. Ma la proiezione di questa mattina, di oggi pomeriggio, direi molto bene, con simpatia e anche con molta gente. E questo per noi è molto importante e vorremmo, veramente siamo felici se anche in Italia ci fosse questa partecipazione, soprattutto dei giovani, come c'è stata qua. Il film è importante per tante ragioni. C'è molta gente che ha detto, ma ancora dopo tanti anni, dopo 30 anni, un altro film sulla Resistenza. Tu perché l'hai fatto? Ma guarda, intanto perché io credo che sia necessario ricordare ai giovani quello che è accaduto allora. E soprattutto perché il film che mi veniva proposto, cioè L'Agnese va a morire, che è un libro molto bello, che io ho amato da quando è uscito, è la storia di una donna. E poiché si parla tanto di donne, no, in questo momento, direi che proprio sono le protagoniste della vita, addirittura politica, culturale, io dico che fare un film sulla storia di una donna, ricordando quel periodo, quel passato, sia un modo di dire guardiamo che incomincia di là una certa storia. E Ingrid Thulin come si è sentita nei panni di Agnese? Perché dobbiamo non dimenticare che è una bravissima attrice, d'accordo, bravissima nel film naturalmente, però è una svedese, non ha potuto vivere quello che le donne italiane a quel periodo hanno vissuto durante la Resistenza. Ma io non ho avuto bisogno di sentirmi nelle panni, perché la gente sul posto mi hanno mostrato e portato come io non ho neanche recitato, li hanno fatto loro piuttosto, e l'ambiente e la gente molto gentile in questi posti. Sei andata a vivere un po' là, in Emilia, prima di girare, vero? A conoscere le donne emiliane. Sì, sono andata a trovare le donne che hanno fatto partigiani, ho parlato con loro, poi mi insegnavano romagnolo e siccome abbiamo vissuto molto sul posto era facile. Perché loro erano così entusiasti che era impossibile di non cercare di contentarli, poi loro sapevano esattamente cosa volevano, in un certo modo lo seguivo, le loro intenzioni. Più sei affezionata? Sei affezionata quindi ad Agnese, no? Sei affezionata ad Agnese, come del resto sei affezionata all'Italia, perché Ingrid Thulin abita a Roma, in campagna vicino a Roma da tanto tempo e sta qui e lavora qui, vero? Sì, sì, mi piace vivere in Italia, se non io vivo da 12 anni, però se non era il clima io volevo vivere a Lugo adesso perché mi è piaciuto tanto. Lugo è in Romagna, il posto dove abbiamo girato il film.